contenti? Vincent, siamo contenti? Sì, siamo contenti. Quentin, grazie, ti ringrazio tantissimo. Quando hai bisogno chiamami, non c'è problema, qualunque cosa, fatti sentire. Ciao, ciao, bello, grazie, ciao. Allora, Mega Unboxing, abbiamo tutta una serie di cavolate, quindi mi sono dovuto inventare una super intro perché almeno compensiamo con i contenuti delle scatole, che comunque, vabbè, c'è uno smartphone che è molto, molto interessante, a mio avviso, è uno dei prodotti più interessanti di quest'anno nella fascia media. Secondo me rivoluzionario, ma poi ne parleremo meglio. Poi c'è tutta un'altra serie di cazzatelle, insomma, che più o meno mi servivano. Quindi comunque, insomma, la scusa di fare il mega unboxing c'è sempre. Poi ovviamente faremo tutti i video singoli dei vari prodotti, almeno quantomeno di quelli interessanti e importanti. Procediamo, non indugiamo oltre. I pacchi sono tanti perché sono quelli che sono arrivati dal Prime Day fino ad oggi, tranne un paio di cose che ho già aperto, e poi non ho avuto tanto tempo perché tra il trasloco di casa e dello studio, insomma, sono stato un po' incasinato, e quindi facciamo tutto adesso e poi ci andiamo a fare i vari singoli video. Per chi non è già iscritto al canale, come sempre vi ringrazio anticipatamente per il supporto che vorrete darmi con la vostra iscrizione, e ricordate anche di seguirmi su Instagram, dove più spesso, quindi quasi quotidianamente, potrò aggiornarvi sulle novità del canale, prodotti in arrivo, prodotti in recensione, prodotti che vorrei fare, così che possa avere anche il vostro consiglio o anche qualcosa che interessa a voi, potrete lì suggerirmela. Già da adesso vi dico che vi aspetto nei commenti, intanto per un vostro giudizio sull'intro del video, se vi è piaciuta o no, e poi sulle cose che adesso unboxeremo, se le trovate utili, se volete farmi qualunque domanda, qualunque approfondimento, qualunque richiesta, o se volete anche voi propormi qualcosa da portare nei prossimi video di unboxing. Io di tutti questi pacchi non mi ricordo quasi più niente, o meglio, so cosa ho ordinato, ma non riesco ad attribuire il contenuto alla scatola. Apriamoli e vediamo cosa c'è dentro. Fido coltellino da unboxing. Questo non contiene dei soldi sicuramente, neanche dei lingotti d'oro, purtroppo. Vediamo subito. Ok, già abbiamo capito cos'è. Questo è uno dei tanti Echo Dot che sto comprando perché mi sto riempendo la casa di dispositivi Alexa. Questo è il nuovo colore di Echo Dot Amazon con Alexa. Questo è il color malva, si aspettava un po' di più per averlo. Io l'ho ordinato, ma anzi devo dire che è arrivato quasi subito lo stesso, sempre con un po' di anticipo rispetto alla data prevista. Lo metterò insieme agli altri, ne ho già due grigi, uno bianco, insomma devo distribuirli un po' in tutta la casa. Ho continuato a ordinarli, ma non ho ancora finito di configurarli. C'era la solita offerta per il Black Friday, così come c'è stata per il Prime Day, quella a 19,90, ma insomma, comunque bene o male il prezzo sale e scende continuamente, quindi vi ricordo che quando lo trovate intorno ai 20-25 euro, se vi interessa prendetelo, perché comunque ce li vale tutti. La musica, tra l'altro, per quanto piccolo, si sente discretamente. Comunque vabbè, dai, ci faremo un video dove lo configureremo, perché molti di voi mi hanno chiesto come funziona, come si usa, come si configura con... ecco, tanti di voi hanno avuto problemi con le lampadine smart, anche con le prese smart, eccetera, che io vi avevo consigliato in un video precedente. Quindi mi sa che in un successivo video faremo qualche tutorial di configurazione dei dispositivi con Alexa. Ditemi se vi interessa. Ah, e naturalmente qui giù nella descrizione del video io vi lascio i link di tutti i prodotti che apriamo oggi, anche di qualche altro consiglio, qualcosa che vado vedendo sullo store di Amazon. Ah, in ogni caso seguitemi sul canale di offerte Telegram, lì vi aggiorno continuamente, specialmente nei periodi, insomma, festivi o comunque di questi giorni promozionali di Amazon. Lì vi aggiornerò continuamente sulle offerte, vi metto sempre in descrizione al video il link per il canale Telegram, vi aspetto anche lì. Echo Dot color malva. Ah, ecco, giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, qua già ce n'è tre. No, perché ho dei progetti interessanti, vorrei fare qualcosa che penso che svilupperò insieme a voi. Allora, procediamo con questo qui, che non so cosa è. Questo è pesante.
questo è pesante. Probabilmente è pieno di banconote da 50 euro. Ok, individuate, sono due webcam, o meglio due IP cam diverse della stessa marca. Di questa è la 7500, ma c'è la confezione un po' piena di adesivi, quindi mi sa che Amazon ha fatto qualche rientro con questo prodotto, me l'ha rimandato, però la confezione è nuova e sigillata, quindi questa qui, la 7500, dove tra l'altro vi regalano un buono di 40 euro da utilizzare su Cili Cinema, quindi niente male, perché la camera costa poco di più, quindi già la siete più che mezza pagata con il buono di Cili. Abbiamo già sul canale un vecchio video dove ho fatto un test abbastanza approfondito, quindi se vi interessa, link in descrizione intanto oggi, andatevi a guardare il video, perché di questa non lo farò perché l'ho già fatto. Poi abbiamo, oltre questa qui, un'altra di Atlantis, se non sbaglio. Sì, Atlantis, io mi trovo bene con questi prodotti perché intanto si configurano con Tuya, che è un'applicazione che funziona con parecchi dispositivi di tante marche, e io utilizzo i dispositivi Meros di solito e questi Tuya. E questa qui l'avevo già comprata, ne ho comprato un'altra perché queste sono quelle che utilizzo a casa. Differenza tra questa e questa, non ce ne sono molte per un utilizzo con app, quindi con smartphone, tablet, se voi quindi dall'esterno volete vedere l'interno di casa vostra cosa succede, se ci sono i ladri almeno potete salutarli, perché c'è anche il modo di conversare a due vie, quindi voi potete parlare e l'audio esce dalla videocamera, chi parla dalla stanza sentite voi dal vostro dispositivo, quindi potete salutare i vostri ladri. Questa ne ho una, guardate, ne ho una già aperta, ce l'ho qui, l'ho staccata perché dovevo finire di configurarla. È molto carina, è un ovetto praticamente, molto simpatica. Funziona molto molto bene, la qualità è ottima, funziona anche di notte, c'è l'infrarosso, la visione infrarosso. Atlantis Cam, di questa ricordatevi che c'è già il video, di questa lo faremo. Cosa abbiamo qui? Un paccone enorme, sembra semi vuoto. Io ci vado piano perché ho paura di tagliare il contenuto. Continuiamo con gli accessori PlayStation, i Move per poter giocare a mia figlia voleva comprare, e penso che ci voglia giocare anche Valentina, quello che si balla, come si chiama? Just Dance. Io il VR lo uso comunque più che altro con l'aim controller, quello per sparare, faccio giochi di questo tipo, insomma, questi giochetti di ballo e di canto non mi piacciono tanto, ma mi sa che finirà che ci giocherò anch'io. Vediamo questo qui. E poi magari, dai, vediamo se riesco a individuarlo, prendiamo il pezzo forte, sennò poi vi annoiate e cambiate video. Faccio un pacco aperto. Questo è un piccolo accessorio per la mia PS4. Questo qui è la pratica basetta che consente di caricare i due joypad contemporaneamente ai due PS Move. Costava poco, tra i tanti mi sembrava quello meglio recensito, di questo naturalmente link in descrizione. Vi dirò poi su Instagram se funziona bene o no. È carino perché ha anche tre porte USB sul davanti, quindi potete, oltre i vari dispositivi, joypad e Move, caricare qualcos'altro. Io in questo caso ho pure il, come si chiama, lo sparetto, il l'aim controller, quello che ammazza i nemici in realtà virtuale. Ok. Accessorio PlayStation, di questo sarà molto contenta mia figlia perché ci gioca tantissimo con Beat Saber, quello con le spade dove voi ammazzate i cubetti mentre c'è la musica. E allora, adesso io mi pare che lo avevo individuato, dovrebbe essere questo qui, il pezzo forte. Di questo vi farò sicuramente un video super approfondito, perché è un dispositivo che mi è piaciuto, non so perché, ma mi ispira tantissimo, perché tra le varie cinesate che ci propongono i vari marchi tipo Unidigi, Ukitel, Ulefone, eccetera, mi è sembrato quello più promettente. Cioè quello che comunque promette sicuramente una svolta per quanto riguarda design, prestazioni. Vabbè, apriamolo intanto così ne parliamo mentre abbiamo in mano la scatola. Qua ci vado un po' più delicato perché non vorrei
tagliare la confezione, non ci sono riuscito ad andare delicato, ma io ho finalmente tra le mani Umidigi X, come lo chiamano loro. Non capisco il perché di questa doppia confezione estraibile, perché tra l'altro i due loghi non coincidono, è abbastanza fastidiosa questa cosa, quindi perché metterci questa stupidaggine se già è chiuso qui? Questo è l'Umidigi X, perché mi piace? Non ve lo apro adesso perché voglio farci un bel video con unboxing e test e recensione come li facciamo noi di solito, tra l'altro quindi molto approfondito, unboxing, primo test insieme, proviamo un attimino velocemente fotocamera e video durante l'unboxing, lo configuriamo, lo facciamo partire, gli installiamo qualche giochino, vediamo quindi come funziona la scheda video, vediamo un attimino anche la riproduzione di video, se è fluida, se con il browser va bene, sono cose insomma che facciamo con tutti i dispositivi. Questo qui prestazionalmente dovrebbe garantirci buone risposte, perché lui, oltre ad avere un ottimo schermo, da quello che ho visto io anche in altri video e altre recensioni fatte da altri, ha 4 giga di RAM, 128 giga di memoria di archiviazione, che non sono pochi, una batteria da 4150 mAh, doppia SIM, più SD card, insomma. E poi una cosa interessante per me, la scatola è veramente malconcia, però vabbè. Una cosa interessante è che intanto ha il lettore di impronte digitali sullo schermo, che per me è comodo. E altra cosa che mi piaceva erano i colori disponibili, ho preso quello col rosso cangiante, almeno spero che l'effetto sia quello che si vede dalle foto e dai video che ho già visto finora, perché è molto bello. Poi c'era un altro bianco ghiaccio con dei riflessi sempre particolari, e poi il classico nero. Comunque questo mi piace perché per quello che costa, quando è uscito costava intorno ai 200 euro, adesso si trova anche a meno, credo che sia nella sua fascia di prezzo il dispositivo che rompe anche le scatole ai vari Samsung, Huawei eccetera. Lo voglio verificare perché voglio dare una buona possibilità a questo tipo di dispositivi. Tra l'altro Umidigi io ne ho già provati alcuni, sul canale trovate la prova della 3 se non sbaglio, che è quello intorno ai 70 euro, e tra l'altro su quella fascia di prezzo era quello che mi è piaciuto più di tutti. Trovate nel canale la recensione di questo, intanto vi metto giù sempre il link per eventualmente acquistarlo, ma se volete attendere una recensione approfondita tra qualche giorno la troverete sul canale. Ho visto un'offerta su Amazon, non me lo sono fatto scappare, l'ho preso. Se comunque volete già prenderlo, approfittate perché in questi giorni credo che si trovi ancora a questo prezzo. Il dispositivo è piaciuto più o meno a tutti, ne parlano tutti più o meno bene, però io vorrei metterlo davvero sotto torchio perché secondo me è un dispositivo che potrebbe rompere il mercato, secondo me. Purtroppo però noi comunque alla fine parliamo e conosciamo sempre i vari Samsung, Huawei, vabbè, l'iPhone è sicuramente di una fascia superiore rispetto a questo, ma non tutti possiamo spendere quegli importi, quindi cerchiamo di trovare dispositivi che costino poco ma che rendano al meglio, dopo sul rapporto qualità-prezzo. Andiamo avanti. Sì, questo mi piace tanto, è un pratico accessorio per la scrivania. Questo si monta sul tavolo e qui ci prendete la multipresa. Ora vediamo se riesco a farvi vedere un'immagine, oppure se c'è quella multipresa che io ho ordinato particolare, la proviamo subito qui, quindi dovrebbe essere estensibile, sì lo è. Penultimo pacco, questo è un po' malconcio ma perché l'avevo già aperto per fare una verifica, ed è un altro, io ne ho ordinati parecchi di questi qui perché questo è un regalo che devo fare. Avete già visto sul canale, o se non l'avete visto andatelo subito a vedere, questo è il mio power bank preferito perché è un wireless e perché è l'unico che non mi ha dato, l'unico che non mi ha fatto riscontrare, diciamo, differenze di prestazione della batteria poi nell'utilizzo continuo, perché quando compravo quelli un po' più economici, in pratica dopo qualche giorno di utilizzo constatavo subito dei decadimenti della batteria dello smartphone, soprattutto se era un iPhone quello che andava a caricare. Quindi questo è un wireless, io vi metto sempre il link in descrizione. E vabbè, come al solito carica più dispositivi, potete caricarne uno in wireless e uno o due cablati, e lui però lo ricaricate sia con il cavo USB del vostro dispositivo Android e sia con il cavo Lightning dell'iPhone, quindi vi portate un solo cavo, e questo è il power bank che vi consiglio. Gli ultimi due pacchi, siamo quasi alla fine.
Credo che qui ci sia quella cosa di cui parlavamo poco fa. Vediamo se è vero. Questi pacchi che poi si aprono da soli. La multipresa intelligente, la smart multipresa, perché ha il controllo vocale, quindi con Alexa e con Google, delle varie prese indipendentemente. Quindi noi colleghiamo un dispositivo qui, uno qui, quindi numero 1, numero 2, numero 3, e possiamo dire: Alexa, accendi numero 1, spegni numero 2, imposta sul numero 3 un'accensione per 20 minuti e via di seguito. In più abbiamo 4 prese USB, sempre attivabili e disattivabili, però tutte insieme stavolta, non 1, 2, 3, 4, quindi attiva USB, disattiva USB. Faremo anche una configurazione con, per esempio, con l'ecodotto e tantissimi dispositivi, quindi lampadine, presa normale, multipresa, e così vediamo bene come funziona, anche perché nei video vari mi chiedete sempre aiuto, anche su Instagram mi avete chiesto più volte aiuto per la configurazione di questi dispositivi. Ah, e poi questa qui vi volevo far vedere come funzionava. Questo lo fissiamo al tavolo e abbiamo una pratica multipresa da tavolo, quindi ce l'abbiamo davanti per poter inserire e togliere le prese comodamente. Questo è l'ultimo pacco e poi vi lascio liberi di andare a fare ciò che volete, ma vi consiglio di andare a guardare gli altri miei video. Vediamo cosa c'è qua, misterioso. È troppo leggero per essere uno smartphone. Ah, ok, una cosa importantissima, ecco, questa è una cosa che consiglio e l'ho ordinata e l'ho lasciata chiusa proprio perché mi sarebbe servita tantissimo, ma volevo consigliarvela perché molti di voi mi hanno parlato di batterie, di video, chi usa insomma una videocamera, una fotocamera soprattutto come videocamera, perché come fotocamera più o meno le batterie ce le facciamo durare, ma quando la usiamo per i video, soprattutto in studio qui, insomma chi fa video su YouTube ha sempre la seccatura di queste batterie che finiscono sempre a metà video, allora devi caricarla prima, se te lo dimentichi devi aspettare. Invece con questo qui, che è in questo caso per la mia Canon, anzi una delle due Canon, perché quella è una M3, quella è una M10 mi pare, sì, una M10, io però la vado a batteria, ma per almeno una delle due, quindi questa frontale, voglio eliminarmi questo problema, perché non ci voglio combattere con le batterie sempre scariche. Ho preso questo qui che è un alimentatore continuo per la videocamera, o meglio, qualcuno la chiama finta batteria. Questa ve la faccio vedere subito come funziona. Quindi non si scarica mai, perché praticamente è continuamente alimentata. Noi praticamente inseriamo questa batteria all'interno della videocamera al posto della batteria originale. Questo lo metti qui, dopodiché lui lo colleghi o via USB a qualunque cosa, un computer, un powerbank, quello che volete, insomma, o comunque al suo caricabatterie dedicato. A questo punto direi che abbiamo finito. C'erano tante stupidaggini. Quentin Tarantino ormai se n'è andato, vi fa tanti saluti, mi ha detto di salutarvi, ha detto che vorrebbe di nuovo lavorare con noi, insomma vediamo se è il caso, facciamo una chiamata, facciamo fare qualche altro video. Poverino ha poco da fare, però a quanto pare Kill Bill 3 non riesce a girarlo e quindi si annoia, insomma, vabbè, facciamo lavorare un po' noi. Scherzi a parte, a questo punto io vi saluto, spero che mi abbiate lasciato un like se il video vi è piaciuto, mi aspetto che mi abbiate lasciato qualcosa nei commenti, dubbi, perplessità, idee, qualcosa che mi volete chiedere, qualcosa che mi volete anche proporre da fare in video nuovi, video successivi, dirmi se qualcosa ho dimenticato o soprattutto se qualcosa ho sbagliato, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido, di cosa un'altra volta? Di cosa non so? Di cosa non so? Ti sfido, di cosa non so? Marcello Suolla, ti sembra una... Ti dispiace se bevo un sorso della tua gustosa bibita per mandare giù il boccone?